Ciao, questo qui è il nuovo appuntamento del Tike Live. Guardate bene, chi è il rapper dei due? Lui. Appunto, questo è il ciclista che viene generalmente qua sotto al locale. Perché è un pezzo che pedalo, quindi... Stilo ti chiami, però in verità sei Luca Verdinelli. Verdinelli, tu sei, anche perché esiste questa doppia... Sì, di solito ci mettono la B al posto della V. Te ti sei sbagliato in mezzo, ma va bene lo stesso. Sì, va bene non lo fa stesso, nulla. Ma sai, bisogna avere pazienza per queste cose. Io cercherò di averlo con te, perché so che i rapper, insomma... parlano il nuovo linguaggio metropolitano, riescono ad armonizzare, a rendere un pochino meno sto cesso di società, insomma, no? Lo fai. Tu appartieni a quale filosofia dei rapper? Io appartengo alla filosofia di quelli che parlano di quello che succede intorno a loro e non appartengo a quelli che... dicono mi faccio le canne, mi drogo, eccetera, perché io non faccio nessuna di queste cose, quindi sono quel che sono. Racconti te stesso, esatto. Quindi anche le tue difficoltà, ma anche esatto, i tuoi miei problemi, anche le cose che non mi stanno bene. È uno sfogo, no, diciamo. Che poi è stato dato atto proprio al mondo, al tuo mondo, quello che si esprime così, di essere degli ottimi cronisti della quotidianità, no? Che c'è stato. Quindi, senti, abbiamo già un primo brano, perché almeno facciamo capire... di fondo quello che canti, quello che fai. Io ho avuto la maniera di ascoltarti proprio oggi in partenza, sai, quando ci prendiamo i primi appunti degli artisti e tutto quanto, e l'ho fatto con estrema simpatia, un po' come anche come quando noi assaggiamo un nuovo vino o qualcosa, per vedere se ti ricorda qualcosa e nel tempo stesso se ti fa scoprire qualcosa di nuovo. Primo brano qual è? Penso sia Cuore Buono, abbiamo fatto una playlist. Dimenticavo di dire, va bene, Tike Live è fatto da una squadra. Avete visto che belli? Oggi poi abbiamo messo anche un po', abbiamo iniziato a dare un senso anche al nostro cioè, studio. Ci sono molte cose belle qui, anche se la persona più bella non si vede. Sì. Ma spero che sia Yuri Cecarini, esatto. Che è praticamente quello che ci coordina tutta la parte tecnica, e però c'è l'altro, il talebano, che non è da meno, che è Federico De Marco, che appunto è il regista ed è quello che ci fa diventare un'immagine. Ma poi si scherza, una squadra è una squadra. Non lo sanno, una squadra ce l'ha. Poi c'ho l'altro che sta godendo per gli andamenti calcistici, che è il mio factotum della redazione, il Michelino, perché siamo tutti della Fiorentina, devi sapere, qui quindi non si può essere... Ah, io non tifo nessuna squadra di calcio, quindi con me andate tranquilli. Partiamo, che ci dice la regia? Siamo pronti per il numero uno, Cecarini dal suo capello bianco ha detto sì, si può andare. Ok. Ok, questo è Cuore Buono. Perché tutti abbiamo un cuore buono e un cervello cattivo. Questo è Cuore Buono, cervello cattivo. L'odio rimane ogni giorno che sopravvivo. Ho fatti avanti, uccidi il nemico, qua zero rimpianti. Svegliati amico, è cuore buono. Cervello cattivo, l'odio rimane ogni giorno che sopravvivo. Ho fatti avanti, uccidi il nemico, qua zero rimpianti. Picchio come un Viet Cong, dopo che senti il gong. Io non stappo di bong, mi armo su questa song. Come un vietnamita contro un marine, tagliando le dita, è sangue sui jeans. Portami rispetto, come scrive Vince. Gallico nella vita come Asterix, forzuto con le rime come Obelix. De sta roba che ti faccio, tu ascolti il mix. Faccio bomboleiro come i Gypsy Kings. Tu fai papà però come i bambini, sai che non mi sposti da qui. Io non accetto un tuo no e neanche un tuo sì. Come on, cuore buono, cervello cattivo. L'odio rimane ogni giorno che sopravvivo. E fatti avanti, uccidi il nemico, qua zero rimpianti. Svegliati amico, è cuore buono. Cervello cattivo, l'odio rimane ogni giorno che sopravvivo. E fatti avanti, uccidi il nemico, qua zero rimpianti. Svegliati amico.
Io sono un testa di cavolo che brucia i tuoi CD. Se non mi conosci mi dai del VIP. Il mio sogno è sopra un palco, non nella TV. Tu te la ridi, poi soffri e gridi al microfono da me. Non aspettarti un pianto, sono nocivo per te, come l'amianto. Ti aspetti soltanto che mollo soltanto, perché così ti senti più soddisfatto. Se ho letto disfatto dopo che ci ho scopato, beh, pensi che io mi vanto? Invece combatto con i piedi per terra. Son sempre rimasto al microfono devasto, con rap ti ci frusto. Io ho cuore buono, cervello cattivo, l'odio rimane ogni giorno che sopravvivo. Fatti avanti, uccidi il nemico qua, zero rimpianti. Svegliati amico, è cuore buono, cervello cattivo, l'odio rimane ogni giorno che sopravvivo. Fatti avanti, uccidi il nemico qua, zero rimpianti. Svegliati amico, questo è cuore buono. Cervello cattivo, tu il sogno nel cassetto, io l'odio nel comodino, l'ansia nel corpo, sin dal mattino, il mal di testa, sin da bambino, e per me non c'è festa, come una tipa in mezzo a troppi maschi arrappati e lei porta la sesta, per me non c'è festa, no, non c'è festa, mi butto ad occhi chiusi pensando cosa ci resta, quindi ora ascolta amico, non andare in stand by, pensaci due volte prima di agire se non sai che la che compierai ti porterà nei guai. E non dire non mollo, perché mai dire mai. Tutto può succedere, tutti possiamo accedere, anche con allarmi e telecamere possiamo accendere un incendio dove come vogliamo, ma sono sempre i ricordi l'unica cosa che bruciamo. Cuore buono, questo è cuore buono, cervello cattivo, cattivo. Io rimane ogni giorno che sopravvivo. Fatti avanti, uccidi il nemico qua, zero rimpianti. Svegliati amico, è cuore buono. Cervello cattivo, l'odio rimane ogni giorno che sopravvivo. E fatti avanti, uccidi il nemico qua, zero rimpianti. Svegliati amico. Grazie. Entro o non entro? Ecco. Entra, entra. Come ha levato il brano, quello lì, è cattivo. 28 anni, 6 dischi. Hai avuto il coraggio di fare 6 dischi? Non avevo niente da fare, così... Raccontali, raccontali. Allora, il primo disco l'ho fatto nel 2006, e si intitolava Biography, un po' una biografia. E il mio sogno un po' sfumato in questo disco, una brutta esperienza, perché sono andato da gente poco raccomandata, non sapendolo. E mi hanno sbagliato la grafica, mi hanno sbagliato il mixaggio, quindi i pochi risparmi che avevo li ho spesi lì e ho sbagliato. Però va bene così. Serve questo, serve. Sì, serve per imparare. I servono sempre. E invece il secondo disco l'ho fatto nel 2008, si chiama Mille Cose, tutto autoprodotto, fatto tutto da solo. E anche quello lì è un bel disco, racconta, erano le mille cose che mi torturavano in quei tempi, diciamo, no? E quindi l'ho sfogato al microfono. E nel 2010 ho fatto un altro disco, che è più che un disco, un EP, diciamo, di 15 tracce. Stavo notando una cosa, tutti i numeri pari. Sì. Adesso, 2-6... Sì. 2-8, 2-10. Anche perché ci metti due anni per rimediare i soldi per fare il disco. No, no, va bene, questi altri me li sono registrati da solo in casa addirittura, quindi copertina fatta con Paint. Dicevo, nel 2010 ho fatto Puro Sfogo, nel 2011 ho fatto un altro disco che si chiama Life Goes On, La Vita Va Avanti. Lì è stato prodotto da vari artisti qui nella zona che mi hanno fatto le strumentali. E poi ho fatto Yes Rap No Pills nel 2011. Ah, ecco il numero disparo. Esatto. E poi l'ultimo che è uscito da poco, che si chiama Spitfire. 2015. Esatto, 2015. Dopo una lunga pausa, perché mi ero dato più alle battle di freestyle, le rime improvvisate sul momento. Parleremo anche di quello. Sì. Senti, intanto il secondo brano, no, vogliono che ci giriamo perché sembra che stiamo facendo un incontro di box. Giusto, giusto. Senti, il secondo brano, allora, il primo era tratto dal tuo ultimo... No, quello era un singolo, perché era poi ho fatto anche vari singoli. Nato nel... nel 2010, credo. Ah, vabbè, perfetto. Quello che ci vuoi far sentire adesso, di che anno è?
È il 2008, più vecchio. 2008, quindi è tratto dal secondo... Sempre un singolo anche quello, che si chiama Un altro confine. Questo va anche oltre. Ho fatto anche molti singoli. Vedo, è difficile stare... una di quelle discografie, insomma. No, sai che molti dicono faccio rap perché mi serve per sfogarmi, no? Poi in realtà lo fanno solamente per apparire. Invece l'ho fatto sempre per sfogarmi perché non avevo altro con cui sfogarmi, quindi... Lo sfogo di stilo, quindi sentiamo l'altro brano che sta per partire. Questo è un po' più serio, un brano un po' più delicato, ecco. Yeah. Il mio morale è giù, che ci vuoi fare? È così che va, e le insicurezze sono molte, ma quando è così la paura sale, e per calmarmi scrivo. Fa così. Sento che la mia mente viaggia sopra un altro confine, uccide ogni stile di persone, ne butta giù a decine. Maledette situazioni da prevenire, come se fossi a piedi nudi e cammini sopra le spine. E io sopporto, ma alla fine scoppio, delimito un perimetro lirico e poi raddoppio. Rime, idee, problemi, rendo gli intelligenti scemi. Non vedi che tutto sta finendo, il mondo è come una portata, messa alla pari con la vita e ce la siamo già mangiata. Finita la storia, finito il periodo, tutto è malformato come il volto di Quasimodo. L'asfalto è viscido e le faglie squame, distruggiamo ogni reame, non basta chiedere consiglio allo specchio delle tue brame. Lascia stare, finirà tutto in fretta, non avrai neanche il tempo di pensare. Dammi il ruggito di un leone perché possano sentirmi, le ali di un falco per volare in alto e poi calmarmi. Volare in alto, lontano da tutti, falsi ricconi, poveretti e farabutti. Dammi il ruggito di un leone perché possano sentirmi, le ali di un falco per volare in alto e poi calmarmi. Volare in alto, lontano da tutti, falsi ricconi, poveretti e farabutti. E se credi che la mia vita sia stata tutta rosa e fiori, poi ti mostro alcune situazioni, ci ripensi e dici scusa mi sbagliavo, perché non reggi i miei pensieri e dopo che tu stesso li hai provati ti hanno fatto fuori. C'è chi sta peggio di me, chi meglio di me, chi tiene la ricchezza per sé, chi fa da sé e fa per tre. Tu comanda e fai da te, sarai servito come un re. E sai perché? Puoi fidarti solo di te stesso, il mondo è manomesso e se ti fidi della persona sbagliata rendi a terra con sguardo fisso fesso. Ne ho visti molti e spesso casi risolti di scomparsi con tanto di decesso. Forse c'è troppo sesso o forse troppi pochi stronzi su sta terra, non li abbiamo scaricati al cesso. Resta vero tra gli altri e quando tutto si spegnerà rimarrai l'unico puntino acceso. Dammi il ruggito di un leone perché possano sentirmi, le ali di un falco per volare in alto e poi calmarmi. Volare in alto, lontano da tutti, falsi ricconi, poveretti e farabutti. Dammi il ruggito di un leone perché possano sentirmi, le ali di un falco per volare in alto e poi calmarmi. Volare in alto, lontano da tutti, falsi ricconi, poveretti e farabutti. Yes, questo era Un altro confine. Oh, quindi hai preso, queste inquietudini si fanno sentire, sì, riescono, montano bene. Senti, Montegranaro, però hai detto anche Civitanova. Sì, diciamo che sono di Montegranaro ma sono cresciuto a Civitanova. Ecco. Ok, perfetto. C'è differenza fra, fra provincia e provincia qui nelle Marche, secondo te? Sì, secondo me sì. C'è problemi col suo microfono, con il mio, con tutti? Forse dalla spia. Ah, no? dalla spia, che abbiamo la spia che non ci rientra, va bene. Okay. E quindi... No, ti dicevo, qui da paesino a provincia, secondo me cambia molto. Io stando sempre in mezzo a gente molto semplice, diciamo, di strada, sì, di quartiere, no? Se si può dire così. Certo. C'è molta differenza, per esempio, io dai 15 anni ho iniziato ad uscire a Civitanova e mi sono fatto dei amici, mentre a Montegranaro i soliti, non tutti per fortuna, ma molti, molti figli di papà, che diceva con quello non ci uscire perché quello si veste largo, quello fa questo, questo e quello, quando in realtà io mi sono sempre comportato bene. Quindi ti dico, cambia molto... L'abito che fa il bono. Sì, esatto, capito. Mentre a Civitanova, essendo magari più grande, quindi più gente... Poi c'è il mare, il mare ricordati che allarga gli orizzonti. Io amo Civitanova e amo il mare. Ah, quindi... perfetto, quindi sei un ottimo connubio. Sì. Poi magari hai dato anche l'idea delle composizioni. Io so che la scaletta l'abbiamo preparata, non ti chiederò un brano sul mare, però così. No. Senti, prima di passare al terzo brano della tua compilation...
Parliamo di una cosa. Io ho sentito dire a te una parola, sì, che io la conosco per i barman. Nel il caso freestyle, tuo, il freestyle, lo stile cos'è? Libero si fa in tutte le cose, lo fanno in i barman, lo fanno i rapper, quelli che giocano a calcio, quelli che giocano a basket. Quindi anche ovunque. Noi siamo giornalisti, per esempio, freestyle. Voi improvvisate più di tutti, la maggior parte delle volte improvvisate. Beh, c'è Cicarini che insomma è un freestyle. Da freestyler sempre, puro, Yuri. È riuscito a mettere a posto anche in tempo reale anche la nostra base. Senti, curiosi di ascoltare i brani? Sì, quindi... no, i prossimi, scusa se ti interrompo, i prossimi brani sono due strumentali dove io farò freestyle e farò alcune punchline. Ah, quindi ti ho fatto la domanda proprio... Sì, e ti spiego cosa sono le punchline. Le punchline sono, diciamo, le rime, quelle più belle che hai, che usi di solito. Sì. Però comunque sono improvvisate, però magari ce le metti dentro al freestyle per riempire, per fare più scena quando magari si va ai live. Certo, è logico che se fai una battle di freestyle e usi le punchline sei uno scemo, perché se quello ti dice una cosa tu devi rispondere a quella cosa, non puoi parlare di altro. Diciamo freestyle che in generale ho capito quasi, adesso voglio vedere, okay, quello che combini, però. Ok, stilo. Yeah, yeah. Qui se puoi alzare la strumentale. Yeah, yeah, yeah. Stilo a.k.a. Space, a.k.a. Spitfire. Check it. Yeah. Parto sul quarto d'infranto improvviso. Guarda telecamera dell'obiettivo dal viso. Lo sai che quando rappo si tappano le orecchie i bambini. Ascolta Ceccherini, Yuri, ti chiudi col rap, non denudi. Sai che quando arrivi non deludi. Lo sai che porto rime improvvisate. Sai che al microfono rime ne ho palate. Vado velocemente, possente, potente. Lo senti lo stile fluente che ammazza la gente. Non penso, salgo sul soffitto claro come il fumo dell'incenso. Delimito, il tuo pensiero ti limito. Giudicami dicendo che imito. Poi sei il tipico infame che si sente mitico. Fai il prof ma zero scientifico. Io più pratico, non comprendo perché lunatico, elimino il minimo, sono il libro con cui meno improvvisato. Ho lo stile complicato, ma te lo porto al microfono, sai, non faccio schifo come un aborto. Questa cosa non si dice, non mi importa se quando rappi tu mi dici che non sei felice. Vado tempo su sto tempo, intervengo come un monaco dentro il suo tempio. Faccio scempio, vesto Nike, mica champion. Al microfono poi sento, resti afono. C'è gente che parla al microfono, vieni a casa a dirmi le cose al citofono. Yeah, e va così, Yeah. Ed è così che riparti. Alza la cassa che dopo il volume si abbassa e non sento. È come viaggiare contro vento, mica pisciare. Sai che porto il rap e pronto a improvvisare. Sai che posso dire, porto rima nuova, civiltà nuova. È come quando vado a scrivania, ti porto via. Gioco a carte sul tavolino, mi cicchino dritto nell'obiettivo. Yeah, io porto il rispetto, me ne frego dell'aspetto. L'abito non fa il monaco, ma nasce il suo aspetto. Stregio la chitarra col plettro. Ogni volta che lo faccio scompaio il microfono come uno spettro. Rime aspre, man, puoi chiamarmi Casper. GoPro, you know, riprendo Hero 4, 4 su 4, quarto d'infranto. Sai che quando arrivo al microfono dopo lo sai che mi batto, ribatto quel che dico, ti smonto come un mobile all'Ikea. Anzi no, brico, faccio nomi, ma quali soprannomi? Non dico male dei miei suoni. Io porto il rispetto ad ogni sospetto che incontro per strada. La mia rima riscalda come roventa. Per chi si accontenta, no, non mi accontento, porto lava. Yeah, ed ava come lava, appunto, rima risciacquo. Quando arriva al microfono a proposito del mare, parlo di riva, mare, pronto a improvvisare. Lo sai che mi posso calmare, questo è l'inizio. Trovano un altro rapper che ti rappa improvvisato col dente del giudizio che esce fuori. Questa rima è troppo improvvisata. E lo sai che quando parte ti arriva in faccia come una manata. Improvviso fino a domani mattina. Lo sai che quando droppo un'altra quartina. Stoppo, roppo, hip hop, non lo so. Stilo vacca space, porta rap, zero flop. Certe cose non si possono dire, man, non sono fuori allenamento. Sai che quando arrivo colgo il momento. L'attimo, non ti biasimo, vado a tempo su sto tempo, la senti la melodica. La mia metrica, brucia la tua estetica. La mia lirica, fotte la tua mimica. È un discorso. È come quando fai le vasche al corso. Vado di dorso, ti arrivo alle spalle, ti do un morso. Yeah. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Check it out. Yeah, oh, yeah. Voilà. Allora, abbiamo ascoltato anche quello. Allora, ti faccio come il maestro che fa con il bimbo. Ti...
ti faccio le domande. Ma hai risposto bene, me l'hai dimostrato con freestyle. Vogliamo spiegare a un... perché una di quelle parole che si sente spesso, anche io lo utilizzo perché è un genere musicale, l'hip hop, cos'è? Sembra una domanda sciocca, però magari allora, fa in giro. L'hip hop in primis è una cultura. Ok, l'hip hop è una cultura che ha quattro discipline. Ok, il breaking, il DJing, l'emceeing e il writing. Allora, queste quattro discipline, il breaking nasce dai b-boy, cioè la break dance, il primo ballo hip hop. E il DJing appunto è il DJ, non quello che trovi, non so, col computer, solo con la console, ma il DJ quello con i giradischi, esatto, sulle puntine. Sì. Poi c'è il writing, cioè i writer, quelli che fanno i murales, non gli scarabocchi. Quello tralasciato? Ah, la mia, ok. L'emceeing è appunto il maestro di cerimonia, l'MC, quello che apre le danze, quello che apriva le danze proprio alle jam, alle famose jam hip hop, quindi l'emceeing, il maestro di cerimonia, master of ceremony. Queste sono le quattro discipline dell'hip hop. Poi in ogni disciplina ci sono varie diramazioni, soprattutto nel ballo, cioè nell'hip hop ballato, cioè la break dance, il popping, il locking, waving, tutting, sono un miliardo di stili diversi poi nati col tempo. Perfetto. Senti, e per appoggiare questo tipo di descrizione che hai fatto, c'è una canzone adatta a questo punto? No, qui non ce l'ho, però... Vabbè, quella dopo allora che viene... Sì, si può parlare di hip hop. Di cosa parla? È sempre una strumentale dove faccio freestyle. Quindi... Ho portato due strumentali e due canzoni. Ah, ok. Quindi, volendo... Allora, senti, poi vabbè, ti voglio... l'ultima domanda poi te la faccio dopo in maniera che ci salutiamo. Ok. Quella cattiva te la devi aspettare comunque, perlomeno. Certo. No, ti devo chiedere una cosa. Ok, cioè, ok, perché... poi me la chiedi. Va bene. Sì. Dai. Yo. Check it out. Yeah, non mi chiedere se sono banale. Sai che porto rime pronte ad improvvisare. Sulla strumentale prendo, mi carico. Tu che sei l'MC contro di me, ti prendo e ti divarico. Semino panico, stringi forte quel manico, gioco a fare il satanico. Semino panico, vado ad agio, mi accusi di plagio. Sai che quando arrivo il rapper non lo fa un tatuaggio. Ehi, io porto il rap, foto di netto, arrivo a Civitanova, prendo aperitivo al Maretto. Si like a space, senti come suona man, che poi d'inverno passo dallo shad al dono, ma... Man, man come man, mini man, mini gun, al microfono man, senti qua, improvviso avviso, faccio cattivo gioco, no non penso, porto il rap e prendo man, tu prendi fuoco, sei stilo vacca space, ti incastra, devasta, sai che mi tengo in piedi come un'asta, devasta al mic, ogni volta che lo faccio tu mi pesti le Nike, dicendo che si chiamano Nike, ma il nome è vero tu non lo sai, sono un cavallo di razza, man, tu giocami alla SNAI, la gente parla di agricoltura. Ma l'hip hop è solamente una cultura, doratura, nel senso che dura nel tempo. Se non l'hai capito è perché non v'è a tempo, non v'è a tempo col mio tempo appunto. Stilo vacca space l'ha puntato, lo prendo e poi lo appunto. Sul block note, note, stilo vacca space, porta rap, vado anche in inglese appunto, show must go on. Stilo vacca space, I make the fire and flame. See me on the street, I'ma change the game. All the ladies and them bitches when I have the fame. Style crew never change, we gonna be the same, Lo sai com'è, questa qui va a fatica. Porto rime, sai che non parlo con la cosa che finisce con ica. Perché faccio rap, ho la terza media presa a fatica. Non c'è problema, ho lo stile che è come la terra che trema. Non ne faccio un dilemma, la mia rima è estrema. E quando stoppo al microfono e si parla di pop, questo MC ti strema. Non hai più le forze, è inutile che giochi me cavallo di razza perché non vinci alle corse. Sono il capogruppo, ogni volta che lo faccio ti prendo, sei come un oggetto. Lo prendo, lo uppo, lo porto alto di livello qui dentro nel bordello. Il microfono ti sbudello, lo capisci qual è il bello? Yeah, prendo fiato, e se tu parli di pop e non sai cos'è, sei solo un mito sfatato. Yeah. Biggie. Ok. Yeah, yeah. Sì, 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 sì. Yeah. Sì, 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 sì. Biggie, Biggie. Ok. Dai, non era difficile la domanda che ti farò adesso. Dico, che ne pensi di Fedez, ad esempio? Io ti potrei rispondere
Tu che ne pensi di rap? So, io, no, io sono nato con una generazione che anche, Fedez faceva che anche rap. Giovanotti diceva sì, di fare anche rap. Giovanotti, no, Giovanotti faceva rap, poi ha iniziato a fare pop. Sì, anche Fedez faceva rap, poi è andato, cioè si è ridotto a fare pop. Attualmente chi sono? Allora, ti diciamo a te, sulla panoramica italiana, dov'è che troviamo i nomi più interessanti? Allora, se si parla di rap in Italia, del rap in italiano, cioè, io la vedo così, di freestyler ce ne sono pochi, un vero rapper è anche un freestyler, secondo me, quindi Enzi, Fabri Fibra, sì. Ce ne sono molti. Fratello come va? Nesli fa pop, molto pop. Molto, ti dicevo, Nesli, Fabri Fibra, scusa, Enzi, Fabri Fibra, ce ne sono un miliardo. Quelli che piacciono di più, vediamo. Non lo so, perché non tutti sono rapper, ma non tutti fanno freestyle, capisci? Quindi io sono più fissato con i rapper che fanno freestyle. Quindi vabbè, quelli che comunque si sono visti anche MTV Spit, ce ne sono molti, Rancore. Vediamo se riuscirai a rimanere sempre un rap o ti sposterei anche. Vediamo, se c'è da fare i soldi sono pronto a cambiare, perché visto come va l'Italia. Ah vabbè, io sono sincero, non è che sto dicendo. E quindi c'ha tutte le caratteristiche per essere un rapper che dice appunto la sua verità. Sì. Non tutto quello che fa rima è rap, capito? Ah, quello certo, è. Ma certo, no, ma poi chi si blocca di fronte agli schemi è sempre sbagliato, secondo me bisogna sapere in che direzione andare. Tiga Live ringrazia Stilo. Grazie a voi. Come grazie vedete a tutti. Cerchiamo sempre di darvi una descrizione di personaggi, che abbiamo un bel mosaico, no, su tutto quello che offre la, sì, la musica. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie mille a voi, per me è un piacere comunque. No, sì, appunto, perché dobbiamo vi stiamo mettendo nel nostro database, ma in senso benevolo, perché vogliamo capire, ascoltare quello che sapete offrire in questa regione Marche che ha la musica. Grazie a Stilo. Grazie mille a voi.